Pranzo con le detenute al carcere di Bellizzi. L'iniziativa è stata voluta dal garante per le persone recluse della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Un pranzo possibile grazie alla disponibilità della direzione del carcere e dell'impegno dei volontari. Un momento di convivialità con la possibilità di incontrare anche figli, mariti e compagni. La direttrice dell'istituto penitenziario, Concetta Felaco, spiega l'importanza di iniziative di questo tipo e annuncia alcune novità per quanto riguarda il carcere di Bellizzi. Sono momenti soprattutto dedicati all'importanza delle relazioni affettive, quindi coltivare un rapporto in un periodo che poi già determina una situazione di maggior isolamento, di maggiori difficoltà, molte volte anche per le difficoltà logistiche che ci sono all'esterno per raggiungere l'istituto o per altre motivazioni di carattere personale. Quindi è una politica che stiamo un po' portando avanti per tutta l'utenza che è ospitata in questo istituto appartenendo a vari circuiti, quello di incrementare il colloquio con le famiglie anche creando un'occasione così particolare come consumare un pranzo insieme, perché il detenuto non può stare chiuso, anche perché abbiamo una sentenza Torreggiani che ce lo insegna, ma il detenuto deve finalizzare la sua detenzione ad un percorso di trattamentale che lo veda parte attiva nella partecipazione ad iniziative di vario genere, scolastiche che in questo momento sono sospese, attività formative e i vari momenti che si creano anche dei rapporti con i familiari. Per esempio noi in questo momento abbiamo avviato 2 corsi di formazione professionale con la Regione Campania, proprio in questo periodo in cui abbiamo avuto la chiusura delle scuole, che sono molto importanti, che abbiamo sia per il progetto di manutenzione degli impianti che per il corso di addetto aiuto cuoco, che loro conseguiranno un titolo all'esito di un esame che faranno, così come altre iniziative con il volontariato che sono volte appunto a creare dei momenti di apertura e di socializzazione anche all'interno dell'istituto. I ragazzi stanno fruendo del campo sportivo anche se con qualche piccolo infortunio come avviene di solito, insomma, e ci sono delle iniziative sportive che riusciremo anche ad attivare insieme alla collaborazione esterna. Devo dire che anche dal punto di vista dell'area sanitaria abbiamo avuto delle ottime notizie, perché da un paio di settimane che abbiamo uno psichiatra che svolgerà 12 ore settimanali, quindi sarà per noi una preziosa consulenza che riusciremo insomma a seguire questi percorsi anche di aiuto per soggetti che hanno delle problematiche di maggiore disagio, insomma, che richiedono una maggiore attenzione dal punto di vista sanitario. 57.441 detenuti in Italia oggi, 2.502 le donne. 393 donne ci sono in Campania, alcune anche alta sicurezza Santa Maria Capua Vetere. Qui con le 24 donne ripetiamo una bella iniziativa grazie alla direzione del carcere, la direttrice Concetta Felaco. Questa possibilità di esprimere sentimenti, emozioni, incontrare un marito, i figli, i parenti, un ambiente diverso con un po' di musica. Sapere che loro hanno cucinato insieme ai miei volontari, ecco, sono piccole cose dal valore non quantificabile. Il carcere, uno deve avere questa certezza della pena, anche se in questi giorni sono rimasto un po' deluso. Ogni volta che c'è una condanna si dice giustizia è fatta. Quando uno viene assolto nessun giornale, nemmeno i vostri, ne parlano, nemmeno i vostri. Quando uno viene condannato giustizia è fatta. La giustizia anche quando uno non viene condannato, viene assolto. Lo dico perché dovremmo evitare il populismo mediatico, sapere che il carcere è un'estrema ratio e sapere in particolare che per le categorie delle donne, non tanto per, diciamo, i reati più gravi, ci potrebbero stare, diciamo, misure alternative al carcere. In provincia di Avellino c'è ancora il carcere di Lauro, detenute madri con figli. L'abbiamo detto, mai più bambini in carcere. Abbiamo anche i finanziamenti in Italia per le misure alternative, arresti domiciliari delle donne con i figli, e non si fa. C'è una visione carcerocentrica, la politica cinica e pavida non fa quasi niente per il carcere. Meno male che ci sono queste iniziative in un'estate torride, dove io vedo un po' che sul tema del carcere ci possono stare dei rischi. Carcere deve essere un capitolo serio della riforma della giustizia. I politici a Roma parlano della riforma della giustizia in alto e del pianeta carcere. Chi se ne deve occupare? Questo è l'appello che oggi lancio. Da qui, con queste persone, con queste famiglie, per passare dalla reclusione all'inclusione sociale.